Allora, io volevo con questa presentazione fornire una panoramica di quelli che sono i progetti europei finanziati dalla Commissione Europea nell'ambito di Horizon 2020, come diciamo espressione di quelle che sono le politiche che ad oggi la Commissione Europea sta mettendo in atto per appunto supportare quelle che sono le strategie. Allora, la Carbon Capture and Utilization per la riduzione delle emissioni di CO2 è un tema, come avete visto già, di molto attuale e di grande interesse a livello chiaramente internazionale. Chiaramente sono molti gli strumenti di policy che la Commissione Europea sta mettendo in atto, non ultimo chiaramente alla conferenza sul clima di Parigi, la COP21 appunto del dicembre 2015, diversi paesi, quindi parliamo di 195 paesi, hanno siglato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale, che appunto contiene di fatto è un piano di azione globale atto a scongiurare i cambiamenti climatici che sono chiaramente dannosi per il pianeta, come appunto da diversi studi che appunto riguardano la tematica. Agisce mediante il target, diciamo mediante appunto la limitazione del riscaldamento globale, con una serie chiaramente di misure che vengono messe in atto, che dovrebbe stare ben al di sotto dei 2 gradi centigradi. Abbiamo visto l'ottimale sarebbe l'1.5 gradi centigradi e, come tutti ben sappiamo, l'Unione Europea è stata in prima linea negli sforzi internazionali tesi a raggiungere questo obiettivo. E appunto sta adottando importanti misure per adottare i vari obiettivi che si è posta, che sono il 40% di riduzione delle emissioni rispetto al 1990 al 2030 e almeno l'80% al 2050. Tra le varie misure che la Commissione e l'Unione Europea sta adottando abbiamo l'adozione delle soluzioni scientifiche più avanzate disponibili. Questo è proprio a livello di policy, è una diciamo, delle dichiarazioni che la Commissione Europea, l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno fatto. Tra le possibili soluzioni all'interno diciamo, di questo grosso calderone di misure, le tecnologie per la carbon capture and utilization, che includono la cattura della CO2 e la sua purificazione chiaramente laddove necessario, la conversione della CO2 in prodotti caratterizzati da valore commerciale, che possono essere combustibili ma possono essere altri composti chimici diversi dai carburanti e possono essere anche materiali. Ora, in realtà l'effettivo potenziale di queste misure, quindi delle tecnologie anche per carbon capture and utilization, è tuttora oggetto di dibattito politico. Tant'è vero che la Commissione Europea ha richiesto recentemente l'intervento del Scientific Advice Mechanism, il quale ha pubblicato la sua opinione scientifica con tutta una serie di raccomandazioni per questo genere di progetti il 28 maggio del 2018. Questo che vedete è la copertina appunto di questa pubblicazione, ma la Commissione Europea in questo percorso sta finanziando diverse azioni di ricerca, sviluppo e innovazione con l'intento di creare delle solide basi tecniche ma anche economiche che possano dare risposta a quelli che ad oggi sono i quesiti ancora aperti, che sono appunto sia sul piano tecnico che sul piano economico e ambientale. Per dare quindi risposta a tutta questa serie di quesiti, appunto sta mettendo in atto proprio una strategia diversificata, appunto, che da una parte mira a finanziare i progetti e d'altra parte chiaramente analizza i risultati dei progetti e costituisce e sviluppa, diciamo, le sue policy sulla base di questi risultati. Già in FP7, quindi il settimo programma quadro, la Commissione Europea aveva finanziato diversi progetti per un budget che andava oltre i 60 milioni di euro e qui avete per esempio una carrellata dei vari progetti che sono stati appunto finanziati.
mentre nell'ambito di Horizon 2020 ha adottato un approccio che integra sostanzialmente delle azioni di ricerca di base attraverso l'IRC con attività di carattere invece dimostrativo, quindi progetti che coinvolgono l'industria e che sono appunto progetti collaborativi con tutta una serie di soggetti presenti che diciamo da una parte sviluppano le tecnologie ma dall'altra parte le applicano e le dimostrano in contesti reali, quindi magari su piccola scala, perché poi vedremo la carrellata dei vari progetti attivi, magari su piccola scala, magari su scala già diciamo quelli che sono i TRL più alti, non so se conoscete il Technology Readiness Level come indicatore della maturità tecnologica delle varie tecnologie, quindi con TRL un pochino più alti che sono già diciamo mirati a sviluppare, ad integrare le tecnologie in ambito industriale proprio per validarne il beneficio a livello proprio industriale. Quindi abbiamo detto, abbiamo una serie di progetti di ricerca di base e abbiamo i progetti collaborativi che prevedono sostanzialmente una linea di finanziamento dedicata nell'ambito delle call low carbon energy, alla quale poi però si affiancano altri progetti che sono invece finanziati in altri topic, comunque con un percorso molto strutturato che di fatto ha visto l'erogare da parte della Commissione Europea di tutta una serie di topic dedicati nell'ambito di Horizon 2020, appunto all'interno delle call LCE e di tutta una serie invece di altri topic, altre call quindi, che invece erano meno mirate ma che comunque si affiancavano a queste. Ora qui vedete sostanzialmente il percorso che è stato fatto nell'ambito dell'Horizon 2020, quindi da partire dal 2014 ad arrivare al 2020 con l'ultimissimo topic che l'ho messo in grigetto e in corsivo perché di fatto non è ancora pubblico. Ne conosciamo quindi il titolo per il momento ma non conosciamo ancora i contenuti. Comunque nel 2014 e nel 2015 c'è stata una call che è stata poi riaperta il secondo anno, quindi riaperta nel 2015 ma la call era sempre la stessa. Poi ci sono state call specifiche mirate nel 2016, ne vedete altre nel 2017, ancora nel 2018, adesso ce n'è una a settembre del 2019, ora la vedremo poi più avanti, ed infine ci sarà la call del 2020 dedicata al geological storage. Ecco, di qui in avanti ho fatto una carrellata di questi progetti, quindi tutti i progetti che sono stati finanziati negli ambiti che abbiamo visto, per concludere poi con alcuni progetti invece finanziati in ambiti un pochino diversi. Allora, qui abbiamo il primo dei progetti appunto finanziati nel 2014, vedete il topic di riferimento qua. Allora, quindi questo progetto coordinato da Sintef per un valore di 8 milioni e 78 di euro, che appunto verteva sulla cattura della CO2 dalla produzione di cemento. Quindi qui vedete le tecnologie diciamo che sono state sono state oggetto di studio e sostanzialmente con l'obiettivo appunto di dimostrare la parte diciamo di cattura della CO2. Magari torno un attimo indietro per farvi vedere anche di fatto quelli che erano i player industriali che partecipavano. In questo caso c'era la European Cement Research Academy, per esempio, ma poi c'erano tutta una serie diciamo di altri soggetti, quindi progetto collaborativo che coinvolgeva sia la parte diciamo accademica, per esempio con il Politecnico di Milano, nel caso dell'Università di Stuttgart e via dicendo, con la parte invece industriale, quindi GE Power, per esempio, piuttosto che avevamo qui Italcementi, cioè ThyssenKrupp
e via dicendo. Quindi il carattere di questi progetti, come dicevamo, è dimostrativo e quindi è volto a dimostrare la filiera, quindi l'inserimento delle tecnologie in un contesto più ampio, industriale, che con l'obiettivo proprio di validare la tecnologia. Questo è uno dei progetti, ma ce ne sono diversi altri, tutti diciamo della stessa tipologia, della stessa natura collaborativa e dimostrativa. Questo è il secondo progetto che è stato finanziato sempre nella stessa call, nello stesso topic, si chiama Stepwise. E in questo caso mirava lo sviluppo di solid sorption technology, sempre per la cattura della CO2 dai flue gases, in combinazione con processi di water gas shift and acid gas removal. Anche qui abbiamo una filiera, diciamo, di scale up della tecnologia da blast furnace gases, e quindi in questo caso vedete di nuovo che c'erano tutta una serie di soggetti, anche tutto sommato abbastanza ricorrenti. In questo caso c'era Tata Steel, per esempio, come soggetto industriale che metteva a disposizione i suoi impianti per fare poi l'integrazione. In questo caso abbiamo poi costruzione e operation, quindi insomma running di un pilot test nella blast furnace di Tata Steel per ottenere dei technology readiness level del livello 6, che significa ottenere dei dimostratori che se non altro funzionino in un ambiente simulato. Abbiamo poi l'analogo progetto, quello diciamo finanziato nel 2015, vedete che la call è la stessa identica, riaperta nel 2015, e in questo caso il progetto si chiama LEILAC, in questo caso focalizzato sull'industria del cemento, con lo sviluppo e anche qui la costruzione e poi la validazione in impianto di un impianto pilota per la Direct Separation Calcining Technology. Anche qui abbiamo tutti i soggetti industriali coinvolti e dal punto di vista diciamo industriale c'era Heidelberg Cement, per esempio, c'era anche però Cemex Research Group e c'era Foster Wheeler, è più la parte di ingegneria. Direi che qua no, abbiamo Heidelberg Cement come soggetto industriale coinvolto per un progetto molto importante dal punto di vista diciamo dei volumi di budget assegnati, quasi 12 milioni di euro. Infine, cambiando la tipologia, la call, saltiamo nelle call che si chiamano invece CCS in industry, including bio CCS, e qui abbiamo anche qui un paio di progetti finanziati, dove in questo caso si richiedeva la collaborazione con soggetti cinesi, era proprio un requisito a livello di topic, tant'è vero che i progetti che sono stati finanziati prevedono tutti appunto una partnership con soggetti di ricerca e non cinesi per dimostrare approcci che di fatto in parallelo diciamo tra Europa e Cina. In questo caso avevamo l'avanzamento e la dimostrazione addirittura con un TRL7, quindi un impianto del tutto integrato in ambito industriale per la validazione di un chemical looping combustion with integrated CO2 capture. Questo progetto in questo caso era capitanato di nuovo da Sintef e come vedete appunto tutta una serie di soggetti cinesi si applicava a Total, quindi ai gas ai gas emessi dalla raffineria di Total, da una delle raffinerie di Total. Questo progetto è fratello sostanzialmente di quest'altro progetto che si chiama Clinker, in questo caso Clinker Production by Calcium Looping Process, che invece anziché alla raffineria si applica perché è tuttora attivo all'industria del cemento nuovamente. In questo caso abbiamo come coordinatore il laboratorio Energia Ambiente di Piacenza, il soggetto industriale coinvolto è Buzzi Unicem e poi chiaramente ci sono tutta una serie di altri soggetti che sono quelli che compongono la filiera. Anche qui il contributo è piuttosto interessante e,
e le tecnologie nuovamente dimostrate a TRL 7, quindi considerate che la scala va dall'1 al 9, il 9 sono le Technology Readiness Level 9, corrisponde a diciamo la tecnologia commerciale, quindi tecnologia applicata in ambito industriale ma a livello commerciale, quindi finito, validato e totalmente funzionante. A questo punto passiamo ad un altro topic, che è quello della utilization of captured CO2 as feedstock for the process industry. Quindi vedete come la Commissione europea ha finanziato sia progetti sulla cattura inizialmente della CO2 che progetti poi avanzando nella filiera per lo storage eventualmente, ma se no per l'utilization della CO2. Quindi proprio promuovendo un percorso strutturato che serve proprio a sviluppare e validare le varie tecnologie coinvolte nella filiera. In questo caso abbiamo il progetto FRESME, From Residual Steel Gases to Methanol, e la dimostrazione della produzione di metanolo da anidride carbonica che viene ottenuto la blast furnace di un impianto appunto di produzione di acciai e di idrogeno, in questo caso sempre recuperato dalla stessa fornace, oppure è chiaramente integrato con invece flussi derivanti da elettrolisi dell'acqua. In questo caso il metanolo prodotto viene dimostrato come carburante per navi. In questo contesto abbiamo il coordinamento da parte di Ideals Innovation and Technology, che è una società abbastanza ricorrente, di nuovo perché coordina due progetti in quest'ambito, e abbiamo Tata Steel come soggetto industriale. Sempre avanzando nei vari progetti, qui abbiamo invece un progetto di carattere più, diciamo, più di ricerca, quindi meno applicativo, con lo sviluppo, che si contestualizza nell'ambito del topic New Knowledge and Technologies, e in questo caso il progetto E4Fuel, che sviluppa un processo biotecnologico industriale che utilizza elettricità da fonti rinnovabili e microorganismi per convertire appunto l'anidride carbonica in idrocarburi. In questo caso abbiamo un electrobioreactor dove la CO2 praticamente viene ridotta ad acido formico mediante il contributo di potenza di elettricità, e l'acido formico viene poi consumato e quindi metabolizzato da Escherichia coli ingegnerizzate per produrre propano e isobutano in quest'ambito. Questo è un po' diverso, se vogliamo, dagli altri progetti che avevano anche degli attori abbastanza ricorrenti, e in questo caso abbiamo sì i soliti, Sintef per esempio, ma abbiamo per esempio coordinamento da parte del Max Planck, che non aveva mai partecipato nei progetti precedenti, parlo di Horizon 2020. Questi sono progetti un pochino più piccolini, perché appunto molto mirati allo sviluppo tecnologico, senza ancora attività dimostrative in industria, comunque sia coinvolgendo anche tutta una serie di soggetti, per esempio di soggetti anche più vicini, se vogliamo, all'industria. Abbiamo poi tutta una serie invece di progetti, e sono tre in questo caso, che sono stati finanziati nell'ambito dell'International Cooperation with South Korea on New Generation High Efficiency Capture Processes. Quindi in questo caso passiamo dalla collaborazione con la Cina alla collaborazione con la Corea per appunto lo sviluppo di materiali
per la cattura della CO2. Quindi in questo caso l'ambito è quello appunto dello sviluppo materiali, e infatti vedrete i tre progetti finanziati vertono tutti sullo sviluppo di membrane selettive o comunque materiali porosi in grado di assorbire la CO2. Contributi dell'ordine dei 5 milioni di euro, progetti che sono in parte ancora attivi e appunto per lo sviluppo di membrane selettive che si possono applicare in questo caso sia alla parte di pre che la parte di post combustion e in questo caso la tecnologia era basata sul grafene, quindi sono nanofogli di grafene e cellulosa e nanofibre diciamo cellulosa, e la loro possibile modifica per ottenere delle membrane che avessero alta compatibilità e affinità con la CO2. In questo caso il coordinamento era ad opera dell'Università di Bologna e anche qui con tutta una serie di soggetti, qui abbiamo Colacem, il soggetto industriale coinvolto. Fratello di quello precedente abbiamo il progetto Gramophon, New Processes for Efficient CO2 Capture by Innovative Absorbents Based on Modified Graphene Aerogels and MOF Materials. Quindi in questo caso abbiamo, diversamente dal precedente, abbiamo degli aerogel modificati comunque anche qui con grafene per ottenere nuovamente dei materiali, quindi comunque delle membrane che avessero comunque la possibilità di che promuovessero la cattura della CO2. L'alternativa invece erano questi materiali Hybrid Porous Solid Metal Organic Frameworks oppure sistemi diciamo nanostrutturati di ossido di grafene. E poi tutta una serie diciamo di desorption processes, quindi di sistemi di desorption by microwave swing desorption. Io qui non sono neanche in grado di dirle in italiano queste tecnologie. Sì, però ho mandato. E allora in questo caso abbiamo AIMPLAS. AIMPLAS che è il coordinatore e come appunto abbiamo visto dalla necessità di avere una cooperazione con la Corea, abbiamo il Korea Research Institute of Chemical Technology per esempio e tutta una serie di altri soggetti. Il progetto era abbastanza di carattere diciamo di sviluppo più che dimostrativo, tanto è vero che non vediamo diciamo dei soggetti industriali impegnati nella parte diciamo di fornitura dei materiali coinvolti, ma non vediamo invece soggetti diciamo che funzionassero da end user nel processo. Ancora fratello di questi altri due che abbiamo visto in precedenza, abbiamo Rolling Cup, Systematic Design and Testing of Advanced Rotating Packed Bed Processes and Phase Change Solvents for Intensified Post-Combustion CO2 Capture. Quindi anche qui abbiamo uno sviluppo tecnologico, quindi meno mirato alla parte dimostrativa, però invece mirato molto alla ricercare, identificare e testare novel, dice, phase change solvents including aqueous and non-aqueous options, as well as phase change packed bed and rotating packed bed processes for post-combustion CO2 capture. Quindi in questo caso abbiamo lo sviluppo di processi chimici a base solvente per appunto la cattura della CO2. Il coordinatore è questo centro etnico Kentro Erevas, greco, non lo so neanche pronunciare tanto bene, e anche qui abbiamo tutta una serie chiaramente di soggetti, incluso i soggetti coreani che erano richiamati come requisito nell'ambito del topic. Quali sono i successivi topic che vengono finanziati? Qui abbiamo l'NZE5, quindi dall'LCE, però sempre nello stesso ambito. Adesso il codice diciamo per dove si inseriscono i topic rivolti alla carbon capture and utilization sono confluiti in questo codice che si chiama NZE, e questo è appunto
il topic che verrà finanziato con scadenza al 27 di agosto di quest'anno. È una innovation action per progetti che devono integrare tecnologie per la cattura della CO2 che devono essere testati, integrati e testati, quindi validati in ambito industriale, e che devono indirizzare tutta la value chain. Quindi vedete che la Commissione europea con questo topic si è spostata dall'aver finanziato delle specifiche tecnologie, quindi sempre percorrendo però un processo abbastanza strutturato di iniziale appunto finanziamento delle tecnologie, per arrivare nel 2019 a finanziare invece un'integrazione delle tecnologie in impianto, quindi una innovation action con TRL, quindi con Technology Readiness Level elevati, volta proprio a testare e anche a studiare tutta una serie di ulteriori, diciamo, temi, di studiare tutta una serie di importanti, insomma, rivolta appunto a importanti aspetti al contorno della tecnologia. Per esempio, abbiamo aspetti tecnici, quindi ottimizzazione della integrazione di impianti per la cattura all'interno dell'impianto industriale, scalabilità, purezza della CO2, aspetti di sicurezza, sia durante la fase di trasporto che durante l'eventuale storage della CO2, aspetti di carattere finanziario, quindi il costo della cattura, il costo dell'integrazione, e aspetti di carattere strategico, quindi tutta la parte di business modeling, l'operation, la logistica, di industrial clusters and networks, quindi anche, diciamo, rivolti all'avere un'integrazione tra diversi soggetti che possano promuovere la cattura e poi l'utilizzo della CO2, magari consorziandosi per ottenere massa critica, per esempio. E questo appunto è il topic che verrà finanziato, sarà aperto a brevissimo e verrà finanziato poi probabilmente a partire dal 2020. Come dicevamo, in questo percorso la Commissione europea aprirà nel 2020 anche quest'altro topic, NZS6, per lo storage geologico e per piloti, quindi attività pilota, che vuol dire validazione in campo, con il finanziamento di un progetto dove si faccia effettivamente lo storage geologico di CO2 su grande scala, però i contenuti ancora non li conosciamo. Ci sono poi, come dicevamo, tutta una serie di altri topic, quindi c'è questa linea dedicata da parte della Commissione europea, ma poi ci sono altri topic che via via si aprono nell'ambito di altri work program. Per esempio, sempre nell'ambito LCE, ma non nella linea dedicata, avevamo LCE 11, Developing Next Generation Technologies for Biofuels and Sustainable Alternative Fuels, e sempre nello stesso anno l'analogo dimostrativo, quindi Demonstrating Advanced Biofuel Technologies. Invece, nell'ambito delle biotecnologie, avevamo questo Biotech 5, Microbial Platforms for CO2 Reuse Processes in the Low Carbon Economy, e nell'ambito dei nanomateriali, materiali, biomateriali, processi, High Performance Materials for Optimizing Carbon Dioxide Capture. In questo caso chiaramente parliamo di nanomateriali. L'ambito è più ampio, ma ci rivolgiamo all'ambito dei nanomateriali. E poi ci sono stati diversi topic finanziati nell'ambito della PPP Spire, che è la PPP rivolta a Sustainable Process Industry, che appunto anche qui a partire dal 2014 ha visto aprirsi e finanziarsi alcuni progetti, per esempio Adaptable Industrial Processes Allowing the Use of Renewables as Flexible Feedstock for Chemical Energy Applications. E quando qui parliamo di the use of renewables, vedremo più avanti che come
come Renewables è stata scelta e finanziato un progetto che avesse come fonte appunto l'anidride carbonica. Ed infine Spire 8, Carbon Dioxide Utilization to Produce Added Value Chemicals, quindi questo piuttosto mirato, ma abbiamo visto nuovamente al di fuori, diciamo, della linea principale di finanziamento da parte della Commissione. Li vediamo ancora alcuni di questi, non proprio tutti. Vediamo per esempio il progetto PhotoFuel, che appunto è quello finanziato nell'ambito dello sviluppo delle next generation technologies, quindi delle tecnologie di prossima generazione for biofuels and sustainable alternative fuels. In questo caso abbiamo un progetto capitanato da Volkswagen con tutta una serie di altri soggetti dell'automotive, quindi del comparto dell'automotive. Abbiamo centro ricerche Fiat per esempio, piuttosto che Volvo e via dicendo, e per lo sviluppo di sistemi biocatalitici che in questo caso si avvalgono, diciamo, di microrganismi i quali mediante fotosintesi promuovevano appunto la produzione di combustibili che potessero essere utilizzati dall'automotive. Questo per quanto riguardava il progetto a più basso TRL, quindi quello che mirava allo sviluppo delle tecnologie di prossima generazione. Sempre in un contesto analogo, ma con TRL un pochino più alto, abbiamo invece Stilanol, che invece si inseriva appunto nell'analogo dimostrativo. E in questo caso avevamo la produzione di bioetanolo da, in questo caso, la fermentazione sempre biocatalitica per la produzione di etanolo. Quindi non ho trovato tantissima altra informazione rispetto a questo, ma di fatto ci si legge che utilizzano nuovamente dei batteri per ottenere per un processo biocatalitico di fermentazione che appunto producesse bioetanolo. In questo caso il proponente industriale e coordinatore era ArcelorMittal e avevamo un consorzio piccolo, molto focalizzato, per 10 milioni di euro. Ovviamente, essendo un dimostrativo, abbiamo un'integrazione del processo in ambito industriale e quindi i soggetti sono pochi, nel senso che il progetto è molto mirato e le attività coinvolte sono attività di carattere ingegneristico, di integrazione, quindi di sviluppo dell'impianto, e poi grandi finanziamenti che sono rivolti proprio alla costruzione dell'impianto. Infine abbiamo per esempio MEF-CO2, e in questo caso siamo nell'ambito dei progetti Spire. E in questo MEF-CO2 abbiamo una dimostrazione di impianti esistenti, di tecnologie esistenti per carbon capture and utilization, applicate in questo caso a impianti di generazione di energia a carbone in Germania. Questo progetto è, a mio avviso, abbastanza particolare, nel senso che, intanto l'hai citato anche tu Alberto, nel senso che è lo stesso progetto finanziato in precedenza con gli stessi identici soggetti, vedete qui Ideals che abbiamo visto prima, applicato ad un contesto diverso. Cioè Spire promuove anche la trasversalità di progetti, quindi di applicazione di tecnologie in contesti diversi, e in questo caso questo consorzio è riuscito a farsi finanziare un progetto che aveva delle analogie in un altro progetto già finanziato, ma che di fatto si applica ad un contesto diverso, che sono i power plants in questo caso. Quindi comunque vedete come la Commissione europea, intanto, allora, integrando progetti, o meglio finanziamenti per progetti su ambiti diversi, diciamo, dalla linea principale, riesce comunque a sviluppare i vari aspetti che occorre andare a verificare per ottenere quella che abbiamo detto prima è
lo sviluppo di quella conoscenza che ci permetterà, o meglio che permetterà alla Commissione Europea, attraverso le sue valutazioni, di sviluppare le opportune policy che andrà poi ad inserire nel, diciamo, nel suo sviluppo integrato di policy dedicate alla Energy Union, piuttosto il Set Plan, eccetera, eccetera. Ecco, con questo ho concluso. Spero di non avervi annoiato troppo. Grazie mille Alessandra, una carrellata completa che ci ha proprio fatto vedere quanto e come la comunità europea sta investendo su questo tipo di tecnologie. Se non ci sono domande specifiche sulla sua presentazione, eccone una lì. Prego, vuoi il microfono? Per quanto riguarda gli Stati Uniti, sinceramente non so rispondere. Per quanto riguarda l'Asia, la Cina abbiamo visto, e la Corea, sono due soggetti che stanno avanzando moltissimo anche loro su queste stesse tecnologie, ed è per questo che la Commissione Europea si rivolge proprio a questi soggetti per attuare delle attività, diciamo, simbiontiche, se vogliamo, quindi di verifica parallela di quelli che sono i loro risultati e i nostri risultati, di verifica, di comparazione e via dicendo, chiaramente su aspetti un pochino diversi delle tecnologie, ma è la stessa, diciamo, Commissione Europea che è andata a identificare quelli che erano i soggetti o cinesi o coreani, a sua volta, diciamo, in funzione del specifico topic, più forti sulla tecnologia specifica. Sicuramente, magari, giusto per chiosare, Stati Uniti, mi sembra che investimenti in questo settore con la nuova linea politica ce ne siano molto pochi, quindi stanno rimanendo indietro da questo punto di vista, cioè c'è anche questo problema che c'è il rischio di un gap tecnologico nel futuro che sarà magari guidato dalla Cina, perché sta investendo veramente tanto in queste tecnologie rispetto a quello che succede negli Stati Uniti. Sì, e poi in realtà abbiamo visto prima che gli Stati Uniti stanno utilizzando, nella tua presentazione, no? La CO2 la utilizzano sostanzialmente per estrarre il petrolio, e quindi Hanno un uso massiccio della CO2 negli Stati Uniti e sono avanti magari sulle tecnologie di cattura, ma per fare IOR, quindi per pomparla nei bacini per l'estrazione del petrolio, quindi c'è un mercato sviluppato in quella direzione lì, ma non per il riuso, almeno che sappia io al momento.